E buongiorno ragazzi, benvenuti al tavolo della mia colazione, sono le 7:20. Ho già lo yogurtino, caffè della moka pronto, brioche e mi sono già preparato anche due paninetti da portarmi dietro oggi nel giro, perché dalle votazioni è stato deciso che dovrò fare il giro del Lago Maggiore a nord, ovvero i 114 km sconfinando anche in Svizzera. E visto che la Svizzera è un po' troppo cara, penso, ho deciso appunto di portarmi dei panini da casa, ovvero dal camper. Quindi ora mangio, finisco di prepararmi e parto. A dopo, ragazzi. Pimpante, pronto ad affrontare i 114 km per fare il giro del Lago Maggiore, tutta la zona nord. Da Fondo Toce faccio il giro fino a Laveno dall'altro lato, poi prendo il battello e torno di qua. Sono quasi a Cannobbio, quelle sono le isolotte col castello di Cannero e tra poco si sconfina in Svizzera. Speriamo che non mi facciano troppe storie, ma credo di no perché ho guardato, si può entrare per la questione Covid, mica Covid, non dovrebbe esserci problemi passando da qua. E niente ragazzi, l'ho visto e mi sono sentito un bambino, ho dovuto fare un giro. A dopo ragazzi. È la prima volta che attraverso un confine con la bicicletta e non con il camper o altro. Ed eccomi in Svizzera. Per il lido di Ascona, carinissimo, tranquillissimo. Di lì abbiamo anche il golf club per i VIPs. Proseguo, tra poco mi fermerò a mangiare un panino di quelli che mi sono fatto. Che sono lontano dal confine, soprattutto dalla dogana, posso svelarvi il primo segreto per il quale sono venuto in Svizzera a pedalare. Non per farmi un semplice giro in bicicletta, ma per depositare milioni di euro in una banca svizzera. Qui dentro non ci sono batterie della GoPro e panini, ma banconote da 500 euro. Scherzi a parte, la cosa importante che devo fare adesso è fermarmi a mangiare un panino, ma andare a cambiare quest'acqua qua, che l'ho caricata in una fontanella là dietro e come potete vedere è completamente marrone, quindi non la posso bere. Quella della bottiglietta piccola la sto finendo e quindi devo trovare una fontanella
Fontanella, perché non si trovano. E comunque no, qua dentro ci sono panini e batterie della GoPro e selfie stick. Purtroppo non ho vinto un cazzo. A dopo, ragazzi. Rumori strani. Ho trovato una spiaggettina tranquilla dove fermarmi a mangiare. C'è anche una panchina all'ombra lì dietro, bella comoda. E quindi mi fermo qua per un po' a riposarmi un attimino, mangiarmi il mio sandwich. E il problema grosso è che ancora non ho trovato una fontanella per cambiare quell'acqua schifosa e torbida che ho preso prima, e me ne rimane veramente troppo poca. E niente, se avrò sete o mi fermo in un bar o berrò quella lì, e lo scoprirete guardando questi video se mi troveranno stramazzato in mezzo alla strada. Ho finalmente trovato la fontana con acqua trasparente, finalmente. Ne ho già bevuto mezzo litro e adesso riparto. Faccia una foto e la metta su qualche giornale, perché questo signore può essere ricercato. Può essere o lo è? Questo non è, non quindi lo sappiamo finché non va su qualche giornale. Ah, bisogna indagare. Indagare, magari è ricercato, troviamo. Infatti per quello che sta controllando se qualcuno l'ha già messo, se sta guardando il giornale per quello. Magari prendiamo dei soldi da qualcuno che gli deve qualcosa. Dopo 105 km sono arrivato a Laveno, direttamente sull'attracco dei Battelli. Ci potrebbe essere già quello lì che mi riporta dall'altro lato a Intra, ma mi sa che mi fermo un po' qui, mi faccio un giretto e prendo quello dopo, che tanto deve essere tra 20 minuti. Buongiorno. Grazie. Grazie a lei. Fuori dal casino delle auto, facciamoci sti 3 km di sterrato fino al campeggio. Tornato al mio camperozzo, sono quasi le 8 del giro, sono comunque arrivato alle 7, ma ho già sbrigato un po' di sistemazione della bicicletta, ho messo via un po' di roba, sono andato a pagare il campeggio, così domani non devo pensare anche a quello, posso godermi un po' la sosta, visto che si può stare qua e fare il check out entro le 2, e quindi si sta belli tranquilli. Il giro è stato lungo ma molto piacevole, ho fatto alla fine 123 km e c'è sempre stato il sole, quindi molto bene, a parte quei problemi quando non ho trovato l'acqua, ma poi si è risolto anche quello. Quindi sì, adesso mega doccia e poi vado a procacciarmi del cibo. Buonanotte.